Salve, recensiamo oggi un set molto particolare che è questo Iron Man Custom da un progetto di Ready Cable. Devo dire che il risultato finale è veramente notevole, super solido, sembra un action figure, tra l'altro è anche molto mobile, le gambe in realtà meno. Però bello solido anche come si posiziona, puoi metterlo in diverse pose, fa veramente la sua porca figura. Ma andiamo alle cose concrete. Come si ottiene questo set? Bisogna comprare un set 7655 degli Eternals, orribile, e due set 76206 di Iron Man fatto dalla Lego, inguardabili. Eccolo qua, da qui prendo anche la targhetta se vogliamo. Con questi tre set e un progetto di Replicable che costa 10 euro, 10 dollari in realtà, 9 euro e qualcosa, si ottiene tutti i pezzi, ovviamente con l'avanzo di qualcosa, per farne questo. L'abbiamo montata anche un po' insieme su Twitch o su questo canale Lego, se volete vedere qualche montaggio. In totale, quindi, prendendoli su Amazon, è venuto intorno ai 145 euro, compreso il progetto. Il progetto è composto da due PDF estremamente chiari. Non ho assolutamente avuto problemi. L'unico veramente problema nel montaggio è che devi prendere questi tre set, svuotare tutti i pezzi e cercarli all'interno. Questo Iron Man viene all'incirca di 800 pezzi e qualcosa, se non ricordo male. Dicevo, istruzioni estremamente chiare, mai un problema. I passaggi sono molto più del solito perché veramente fa ogni pezzettino fa un passaggio, però proprio per spiegarlo bene, da questo punto di vista funziona a meraviglia. E cosa più importante della chiarezza, è proprio un progetto ben pensato, solido, non ci sono mai problemi di montaggio, robe che funzionano male, robe che si intrecciano, tipiche dei progetti custom. È pensato bene da una persona che sa assolutamente cosa fa. Non è super divertente da montare perché sono tutti pezzettini piccolini che vanno a fare dei piccoli dettagli o dei piccoli agganci che servono successivamente. Tutta questa parte qua, per esempio frontale del dettaglio, i laterali qui dorati, sono molto complessi. Complessi, sono molto noiosi più che complessi. L'unica roba che mi permetto di discutere è il bottonone centrale, che per qua che si illumina, ovviamente è uno dei bottoni di quelli illuminanti Lego, che lo fa montare alla fine dell'Iron Man, cioè tu lo monti senza. A quel punto hai invece questo aggeggio e poi ci sono delle parti removibili, mobili che servono per farlo entrare. Ma quando provi a fare questa cosa, il set ti si comincia a sfragnare in mano. Si sgancia un pezzo, se ne toglie un altro, che non aveva grandissimo senso secondo me, perché era molto meglio farmelo inserire prima senza avere tutti questi problemi. Probabilmente l'idea è di fare proprio questa roba del pezzo estraibile, ma anche sticà. Comunque, a parte il pollice che non mi fa impazzire, tutto il resto secondo me è veramente meraviglioso. Per la maschera usa il set, quello di usa proprio un pezzo tipico di Iron Man, non c'è adesivo. Io posso farvelo vedere meglio, lo trovo un set fantastico, un set assolutamente costoso se lo vai poi a prendere, se vai proprio all'atto pratico sono 145 euro per 800 pezzi, però fa una figura veramente incredibile, una roba originale, vi metto il link in calce, ovviamente è un artista secondo me questo tizio, molto bravo, fa anche un set che vedremo nel prossimo TG Lego. Che gli vuoi dire? Cioè, è Iron Man fatto veramente bene nella collezione, ci sta benissimo. Se prendete che Lego, facendo un set da 50 euro, ovviamente fa questa roba qua, caspita, se abbiamo fatto un mezzo miracolo. Adesso ve lo faccio vedere nel dettaglio perché si vedono proprio meglio tutto il lavoro che c'è, tutte le piccole parti dorate, i piccoli proprio dettagli tecnici che lo rendono una roba molto credibile come action figure gigante. Rispetto a vederlo come un pezzo Lego, sembra veramente una roba che non ha niente a che fare con il Lego. Io vi ringrazio, mettete un follow al canale se vi piacciono questo tipo di contenuti, perché proprio ce li andiamo a comprare, altrimenti no. Domenica dovrebbe arrivare un TG Lego, vediamo se esce qualche notizia, però qualcosa c'è, quindi ve lo porto, un TG Lego veloce. Siamo in attesa di un po' di leak importanti di questo periodo, vediamo, sembra che non si muova nulla in fondo al tunnel, vedremo. Grazie mille, arrivederci, alla prossima!